Sono Davide Gillo, sono nato a Genova tanti tanti anni fa, nel 1978, e il mio ultimo anno in Gradinata Sud è stato nel 2003 da abbonato. Poi la Samp è andata in Serie A, io ho iniziato a viaggiare, prima per l'Italia, poi per il mondo e mi sono fermato poi a Londra. Dopo un girovagare per mari, ho navigato per 5 anni a bordo di navi da crociera, dove ho cercato di seguire la Samp comunque tramite i satelliti e alla fine appunto mi sono fermato a Londra 3 anni fa e mi è sembrata una buona occasione per riprendere, diciamo, un contatto più continuativo con i colori che in fin dei conti mi appartengono da sempre. Mi ricordo che era il 1º maggio di ormai quasi 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, e ero in salotto e parlavo con mia moglie e dico: devo fare qualcosa perché ormai che siamo fissi qui a Londra, c'è bisogno di far di nuovo conoscere i nostri colori come si deve. Mi sono un attimino informato sin da subito se esistesse un club e effettivamente in passato c'era il Sandoria Club di Londra, fondato da Roberto Nastrucci. Ho contattato Roberto. Ovviamente, lui mi ha confermato che non era più un club attivo. Per questo motivo, comunque anche per riconoscimento nei confronti di Roberto e del suo lavoro fatto per tanti anni, perché lui in tutti gli anni 90 e 2000 si preoccupava di tradurre tutti gli articoli che arrivavano dal giornale della Federclub, scriverli battendoli a macchina sulle vecchie macchine da scrivere, poi imbustando e inviando con tanto di francobollo in tutto il mondo a tutti i sostenitori blucerchiati di lingua inglese. Non abbiamo chiamato il club Sandoria Club di Londra, ma Sandoria Club of England, in modo tale appunto che comunque rimanesse la storia. E Roberto è il nostro presidente onorario. Gloria! Gloria! Il pub Hoops and Grapes l'abbiamo trovato per caso. In Inghilterra c'è questa applicazione che si chiama Match Pint, che promuove tutte le domeniche i pub o i bar dove fanno vedere le partite. Abbiamo trovato questo pub appunto per caso. Per caso questo pub è sotto il consolato italiano. Infatti io ricordo sempre prima di ogni derby di fare poco casino perché ci sono i carabinieri a 10 metri di distanza. È diventata la nostra sede, è diventato il nostro punto di riferimento, al punto tale che quando ci sono le partite, in generale ogni partita, non solo le partite della Samp, il titolare Mike si mette la maglia del nostro club. Lui ormai si considera un tifoso blucerchiato a tutti gli effetti, anche se di fede inglese è del Leicester. Diciamo, questo è un po' il punto di ritrovo. Ci sono anche a volte altri locali perché non sempre viene trasmessa dalle stesse emittenti, quindi noi cerchiamo sempre comunque di dare un servizio o comunque di dare la possibilità ai tifosi blucerchiati anche in vacanza di andare a vedere la partita. Quindi comunque sul nostro profilo Facebook mettiamo sempre in quale bar andare a vedere. Ovviamente quasi sempre lì a Hoops and Grapes. Per quanto riguarda poi come vita sociale di club, cerchiamo un po' di riproporre un club stile anni 90. A noi ci piace, forse perché siamo nostalgici, comunque cerchiamo di vederci, cerchiamo di anche al di fuori delle partite, quando capita di berci una birra, quando capita di scoprire i locali genovesi a Londra, andare a mangiare la farinata o la focaccia col formaggio. La Sampdoria in Inghilterra, a Londra, piace molto anche ai supporter di altre squadre inglesi. Lo vedo quando siamo al pub perché magari le persone che sono lì per vedere i match del campionato inglese poi si fermano. Addirittura anche i tifosi di rugby a volte si fermano per vedere le nostre partite. Comunque è indubbio che la nostra maglia attrae. E lo vedo anche perché mi chiedono in continuazione adesivi, sciarpe, per quello che possiamo, diciamo, cerchiamo di soddisfare. Da poco avevamo una richiesta in Turchia, addirittura abbiamo mandato la nostra sciarpa del club a un ragazzo in Turchia. Un po' per la storia, un po' per aver giocato a Wembley, per aver giocato comunque contro l'Arsenal. Comunque il ricordo della Samp è un ricordo
È un ricordo presente, ecco, anche per, appunto, per i calciatori, perché comunque, specialmente a Londra, ad esempio, Brady è un idolo per i tifosi dell'Arsenal. Voglio dire, è anche facile trovare un legame, quindi magari, anche se di riflesso, uno conosce la Samp per i giocatori che sono passati. E quindi, ecco, comunque lo scopo del club è sempre quello di far conoscere la Sampdoria in Inghilterra. Poi il fatto che i genovesi che sono a Londra vengano a vedere le partite, vabbè, quello lì è per forza. Però lo scopo principale è quello lì, proprio di far conoscere la Samp il più possibile in Inghilterra. Quest'anno con la tournée inglese è stato molto, molto bello. Ecco. Poi è venuta anche la primavera, mi sembra fine del campionato scorso, non mi ricordo esattamente le date, però ha giocato, è stata a Londra e se ne è parlato. Se non se ne parlasse, dici, magari non è conosciuta come cosa. Però se ne è parlato, quindi vuol dire che ci siamo, che esistiamo. Sono romantico, però noi l'aspettiamo vestiti per la festa, l'aspettiamo per i grandi palcoscenici europei. Tanto noi la riconosciamo, lei ci riconoscerà e poi ci faremo riconoscere dai cori.